fatto stanotte. Che capolavoro. Cioè, il recappone di ieri, cioè siamo appena partiti. Un riassuntino. Mamma mia, Davidino, riassuntino, posso dirti che sei veramente un angioletto. Se non mi piace non lo faccio più. No, certo. Quando non dormi mi fai impazzire. Allora salutiamo la nostra lei Linda Pani. Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Dario Nicolani. Ciao anche a Edoardo Mac, che era abituato a dire quell'altro, ma posso andare avanti a dire quell'altro. Mi piace maltrattarti. Ma certo, ringrazio anch'io Dario Micolaus in arte, ma solo in arte Dario Nicolani. Salutiamo ovviamente Davidino e ovviamente chi collabora con noi. Salutiamo già Eleonora dal centralino. Chicca in redazione. Non so se ci sia Ele al centralino. Non c'è Claudia. Lo scopriremo. Ringraziamo anche Ale Sansone che ci ha accompagnato fin qua. Noi siamo pronti per andare avanti 3 ore. Esattamente. No, lo dico sempre, ragazzi, per riabituarmi a questo. Esatto. Ho capito oggi che praticamente non avrò mai una giornata in cui dormirò. Perché esatto. Di solito io la sveglia sempre alle 7:15, perché porto mio figlio all'asilo. E anche il sabato e la domenica sarà così. E anche lo porti anche la domenica. No, vengo qua dai miei bimbi che siete voi due. Esatto, mamma mia, povero Dario, effettivamente non c'ha neanche una giornata per svegliarsi un po' più tardi. Non la volevo mettere sul... No, ma è drammatico, ma io amo dormire, quindi penso che sia veramente drammatica questa cosa. Io vi devo dire però che la domenica è già omologata, perché dobbiamo salutare Sandro di Abbasanta, Silvana da Binasco, Marco Verusca e Nicolas dalla Norvegia. Sono già pronti. Perfetto, ce li abbiamo tutti. Che succede la domenica? Perché per me Edo è il secondo giorno. Che cosa si fa la domenica? La domenica il mood è sempre frizzante, perché c'è un sacco di gente che...